Ciao Nino, senti, sono qua per dirti che questo vlog è un vlog un po' serio, forte, mi vedrai arrabbiato, mi vedrai forse contento, non lo ricordo, devo ancora montarlo. Ma so solamente che in questi giorni mi sono trovato, non in mezzo, perché non ero in mezzo io, ma mi sono trovato a discutere in mezzo a delle situazioni che non mi sono piaciute per niente. Ho ritrovato persone e amici citati in alcune situazioni. E sinceramente non mi è andata giù come cosa. Ho trovato video dove veniva citato il pubblico di YouTube Italia, che siamo io come voi, come tutti noi che siamo al mondo di YouTube, citati però in maniera cattiva, a volte presi in giro. Ma io sinceramente non me la sentivo di stare in silenzio. Ho commentato, ho ricevuto delle risposte, belle o cattive. Povere, povere di contenuto come risposte, e la cosa mi ha dato tanta noia e ho deciso di sfogarmi ancora una volta con voi. So che mi sto sfogando spesso, ma sono discorsi che sfogano me, ma che magari aiutano molti di voi. Quindi pregherei che magari riusciste a non skippare il video e a guardarlo il più possibile. Non posso obbligarvi sicuramente, quindi se volete chiudere ora, chiudete ora. Vi dirò però prima i due argomenti. Uno, i canali nati e a scopo esclusivo di rompere il cazzo. In pratica, offese in larga scala, in pratica. Perché se io offendo una persona in un commento, ho offeso una persona. Se ne offendo una per strada, ho offeso una persona. E il che è sbagliato. Ma quando faccio un video che offende una categoria di persone, io ho fatto un'offesa in larga scala su YouTube che potenzialmente potrebbe essere un'offesa globale. Quindi non vedo cosa più stupida e stronza al mondo. Quindi parlerò di questi canali, di cosa ne penso per circa 10 minuti. E poi parlerò di raccomandazioni, però fatte non a fin di bene, ma fatte per sbaglio, fatte perché ci sei e non ti senti nemmeno raccomandato, perché sai di non volerlo essere, o meglio, sai che lo sei e non ci puoi fare niente. E ovviamente non citerò un nome in particolare, perché ho discusso su questo argomento, anche se non conosco la persona che ho difeso di persona, ma conosco la storia e l'ho voluta difendere, perché secondo me cioè non è che ha ragione, lei non ha, cioè lei è una femmina, non ha nemmeno risposto, non sa nemmeno che esiste quel posto a cui ho risposto, ma io volevo difenderla, anzi difendere quell'argomento in precisione. Adesso vi lascio al video, mi sono dilungato un sacco con quest'intro. Ripeto, nel video sarò forse un po' alterato, ma ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, cioè sono la persona più buona del mondo. Però alcuni argomenti mi fanno salire il nervo lì per lì mentre ne parlo, quindi non vedete il cattivo che c'è in me. Capite che ero semplicemente innervosito. E niente, guardate il più possibile, condividetelo, mettete un mi piace, fatelo come volete. Noi ci vediamo a fine video. Ciao! Non voglio fare nessun nome, non voglio, anzi, cioè, voglio fare un nome in particolare per creare un esempio, ma non voglio tirare in ballo nessuna persona con cui ho parlato e con cui ho, diciamo, per cui ho preso le difese. Che tra l'altro non conosco nemmeno, ma ho preso difese a prescindere. E niente, praticamente oggi volevo parlare di due cose oggi. Uno, i canali che fanno video solo ed esclusivamente contro altri canali. Io dico, ma chi cazzo sei? Il Piero Angela di YouTube? Cioè, se non spieghi te le cose, non le spiega nessun altro. Cioè, io quando spiego le cose, io dico che è un mio punto di vista. Io dico che le cose sono così dal mio punto di vista. Poi ognuno può avere la sua. Infatti vi dico, commentate, offendetemi. Fate bene a dirmi quello che volete, perché ognuno porta avanti la sua ragione e i suoi, diciamo, diritti, barra le sue idee. Porta avanti quello che ha di suo. Ma i canali che nascono per offendere altri canali e non per fare un punto di vista su YouTube, che sarebbe paradossalmente sensato, perché ovviamente un punto di vista è tuo, tu fai il tuo video dove parli del tuo punto di vista su una determinata cosa. La gente ti può guardare e ti può non guardare. Ma al momento tu fai un canale che è esclusivamente indirizzato a offendere e buttare merda, perché magari lui dice io non offendo, però magari butta merda e basta, quindi che cazzo se ne frega se non offendi. Quindi buttano merda e basta su altri canali, oppure parlano di tutto quello che accade su YouTube Italia, in maniera però ovviamente mai per prendere difese, mai per dire un loro punto di vista, mai per dire una cosa sensata, ma ci tengono semplicemente a prendere l'argomento che va più di tendenza, ok? Ne parlano di modo che comunque sia
sia un argomento che la gente cerca, no? Perché la gente ovviamente non è che va a cercare le storie di YouTube di 2 anni fa, va a cercare magari una discussione di una cosa che è appena successa, no? Magari un determinato YouTuber ha fatto questo, un'altra compagnia ha fatto questo, che cazzo ne so, qualunque cosa, la gente va a cercare la più recente, quindi ovviamente lo YouTuber che parla di YouTube Italia male non è che fa video di cose vecchie o di cose che gli importa veramente, ma fa video di cose che sono appena accadute, di modo da avere l'audience maggiore, perché se tu sei il primo a fare un video dove tu infami, quindi dici la verità, quella che tu vuoi far credere sia la verità a tutti, e lo fai per primo, ovviamente, uno, la gente ti crede, due, la gente trova te perché sei stato il primo, tre, tu ci guadagni, tra virgolette, visibilità, ci guadagni tutto. Quando in realtà magari dici delle cagate pazzesche. Mi è capitato perché io mi diverto a guardare questi canali e a commentare perché dicono delle cagate pazzesche. Quindi non arrivo proprio a capire. Cioè, per loro la soggettività non esiste, i gusti non esistono, esiste solamente la loro opinione che è giusta e la gente non capisce un cazzo, se non chi la segue. Ma voi state proprio fuori di cervello. Cioè, io guardo questi video sapendo già la verità, perché magari ce l'ho davanti, avendo comunque YouTube davanti oramai da 7 anni, 6 anni, ed essendo dentro, tra virgolette, perché c'è dentro Step. Io spesso vado a vedere tantissimi video di offese, di rabbia contro queste azioni compiute da altri YouTuber, sapendo già la verità, loro dicono cagate, pensando e volendo che la gente gli dia ragione. E la gente ti dà ragione, è quello il problema. Cioè, ragazzi, dovete pensare alla vostra testa, ma che perché vi fate influenzare da un'altra persona? Perché? Cioè, se non è che se lui, appena accade il misfatto, fa un video subito contro a colui che ha compiuto il misfatto, ha ragione lui e basta, perché non c'è nessun'altra opinione in giro. No! Cioè, dovete pensare alla vostra testa, dovete capire anche cosa ci può. Quando voi vi ha detto una cosa, filtratela. Ve lo disse già in un vlog. Filtratela. L'altra sera mi è capitato di guardare un video, non vi dirò di chi, perché farei solo un favore a pronunciare quel nome. Mi è capitato di vedere un video, diciamo che, in cui lui elogiava. Quindi è un lui, un maschio. Lui elogiava un comico satirico, però, che offendeva appunto alcuni YouTuber grandi, e in pratica diceva che noi ragazzi di oggi, noi ragazzi del, forse 95, siamo già abbastanza grandi, 98, 99, 2000, non capiamo un cazzo, in pratica, per farla molto breve, ci lamentiamo e basta perché la gente offende i nostri YouTuber, e ha fatto la scena del bambino che piange, gli ho fatto: ma sei ritardato. Cioè, te, scusa tua, a 10, 12, 14 anni eri laureato a Cambridge per caso? No, facevi gli stessi versi, quindi stai zitto e pensa al passato, non fare questi versi. Lui dice che noi non capiamo un cazzo perché ci sono. Noi vediamo la comicità a livello massimo quando magari vediamo. Faccio per esempio un esempio: il video di Anima che è uscito sul canale di Anima ieri, che è il 20 ottobre, dove eravamo a ballare Step, Surri, Anima, io, la Marina. E niente, Anima faceva delle scene divertenti, Step uguale, l'ho fatta una anch'io durante, mentre eravamo a ballare, una ripresa normalissima. E magari la gente lo guarda e ride, ok? E lui dice che noi non capiamo un cazzo perché noi reputiamo quella come la massima espressione di comicità, quando invece ci sono ben altri comici di altri tempi che loro sono sull'Olimpo della comicità. Ha fatto l'esempio di Benigni. Certo, è un comico con i controcazzi, Benigni ha fatto la storia della comicità italiana, ma con questo a me non può far ridere Anima, ad esempio? Cioè, con questo tu mi vuoi dire che io non posso reputare Anima più divertente di Benigni? Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei completamente fottuto. Il tuo cervello è completamente fottuto. Questo ora è un esempio, perché poi ce ne sono tantissimi altri YouTuber che fanno questi tipi di video, con tantissimi altri argomenti, tutti pieni di cagate, intrise proprio di cagate questi video. E sono terribili da guardare per uno che sa già la verità. Terribili, terribili leggere i commenti che fanno: hai ragione, grande. Sono davvero imbarazzanti. Io ho risposto che talvolta, tante volte, molti psicologi
danno come terapia ai ragazzi che magari soffrono di depressione, soffrono magari addirittura di un problema che è l'autolesionismo, che è molto grave ed è anche molto diffuso in quest'ultimo periodo. Io vi prego di ragionarci bene, ragazzi, perché ve la faccio breve: farvi del male non aiuta, appunto. La cura di YouTube, ovvero tu dai a quel ragazzino degli indirizzi per guardare alcuni video su YouTube che lo potrebbero intrattenere, che spesso sono rivolti alla comicità di YouTube, quella che appunto questo YouTuber qua che offendeva gli YouTuber offendeva, appunto. E questa parte di YouTube aiuta questi ragazzi a combattere questo problema che è gravissimo. E io mi chiedo come la gente fa. Ce la faccia a dire che è una parte inutile, cioè solo a sapere che quel ragazzo è riuscito a strappare un sorriso ad un bambino, un ragazzo che ne aveva bisogno, cioè già a prescindere dovresti stare zitto, sotterrarti, coprirti, che cazzo te ne frega a te di cosa fanno gli altri? Guarda il tuo canale non è niente, se noi, cioè se non esistessero altri YouTuber, tu saresti niente, non faresti video. Quindi mi dico, che senso ha? L'altra parte, diciamo che era la parte che doveva essere quella fondamentale, ma in realtà è stata questa, la parte fondamentale, riguarda un commento che fanno in molti. Quando un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina inizia a fare video su YouTube e magari ha delle conoscenze, ma non del dire conosco un tale che ha un milione di iscritti, gli chiedo, oh, bustami, facciamo un video insieme, anche se in realtà lo conosco il giusto. E lui fa il bot. Non intendo questo per ha delle conoscenze. Esempio, io e Step. Esempio lampantissimo, la sorella di Alberico. Io non conosco Alberico, lo seguo, ma non lo seguo. Però mi ha incuriosito vedere la gente che scriveva su Facebook, commentava, post ovunque, Twitter, ovunque, da tutte le parti. Oh mio Dio, la sorella di Alberico iniziava a fare video, facile la vita così. Fatemi capire, se io conosco una persona che è famosa in un ambito, che in questo caso YouTube, ma può essere qualunque altro ambito, io non posso iniziare la stessa attività, che sia una mia passione, che sia il mio lavoro, che sia una qualunque altra cosa. La sorella di Alberico è una ragazza come tutte le altre. Alberico è un ragazzo come tutti gli altri, e quindi, a prescindere, la sorella di Alberico sarà segnata a vita e non può fare video su YouTube. State scherzando. Cioè, che senso ha? Ma la sponsorizza, no? Io chiamo sinceramente, sincero, devo essere sincero, io chiamo sponsorizzazione, la ritengo quasi un'offesa la sponsorizzazione. Perché al momento che io faccio un video con te, perché sei mia sorella o perché sei il mio migliore amico, è perché sostanzialmente tutti i giorni stiamo a stretto contatto, che sia nei videogiochi, sia nella realtà, che sia nella vita tutti i giorni. E quindi fare un video con te sarebbe riprendere la mia quotidianità, che è quello che in realtà è YouTube. Come vi ho detto mille volte, quindi non è una sponsorizzazione, è fare un video quotidiano. Cioè, in realtà i video non quotidiani sono quelli che non vengono fatti in questa maniera. Per me la sponsorizzazione è quasi una parola offensiva, perché la sponsorizzazione devi chiederla. Quando viene detto che la sorella di Alberico è stata sponsorizzata da Alberico, no, la sorella di Alberico è apparsa in tantissimi video e aveva già 50.000 follower su Instagram senza aver fatto niente. Ma io dico, se un ragazzino, ragazzo, una ragazzina, un ragazzino, un adulto, qualunque altra persona è andata su Instagram e ha digitato il nome della sorella di Alberico, ci sarà un motivo. Perché ovviamente gli sta simpatica, gli trasmette qualcosa. Quindi perché non trasmettere questo qualcosa a un proprio pubblico, a delle proprie persone che ti seguono? La situazione appunto è quella che uno chiede, cioè io voglio crescere, io voglio crescere perché voglio avere più pubblico, voglio che la mia passione diventi un lavoro. Sono vari motivi questi. Voglio avere un pubblico più ampio. Ma uno, se è una tua passione, non te ne deve fregare, perché quando è la tua passione videogiocare o fare un video, la tua passione si estende a questa parte di camera. Tu, la webcam, il computer, il programma per editare, la PlayStation, il programma per registrare. Fine. Se la tua passione è vedere altra gente che ti guarda i video, non è la passione dei video, è una voglia morbosa di mostrarti al mondo. Quindi, ragazzi, non ha senso dire che sorella di Alberico, come altre persone, sono state sponsorizzate. Cioè, anche se faranno 10 video insieme al mese, non sarà una sponsorizzazione. Vivono insieme, sono fratello e sorella. Non ha senso dire stava sponsorizzata. E la cosa mi fa rabbia è che voi dite, è facile, adesso c'ha 16.000 follower, io ne ho
100. Che è colpa sua? Spariamogli, dai, diamogli una botta in testa perché è la storia di Alberico. Poi non riesco a capire, ma se la storia di Alberico ha 16.000 follower, i tuoi diminuiscono? No, fammela capire per favore. Ripeto, questo non è un video fatto per la storia di Alberico, questo è un video fatto in generale, perché è un argomento che volevo trattare ieri sera, tra l'altro, di fare un poema enorme sotto un post del genere, perché ho difeso la serie di Alberico, perché ovviamente quello che penso è questo, ma la gente ovviamente vede i numeri, lei ha i numeri alti, quindi lei è sponsorizzata, non me ne frega niente di sapere il resto. E invece deve fregartene, perché è il resto che conta. Quindi ragazzi, volevo dirvi di non fermarvi come al solito alla superficialità delle cose, ma andate a fondo, infilate quelle mani nella conoscenza delle cose prima di dare retta a un'altra persona o prima di dare retta a questo. Cioè, questo è il piano superficiale della cosa. Io leggo sponsorizzata. Lo sapevo che sta sponsorizzata. No, sfoglia queste pagine, sfogliale. Leggi cosa c'è sotto, capiscilo, commentalo. Arriva alla conclusione che hai ragione tu. Cioè, non devi fermarti alla base, vai sotto, scava con quelle manine. Queste cose che vedo su YouTube mi danno veramente, veramente, veramente noia. Nonostante non ci sia da molto tempo, ma appunto sono un essere umano come tutti gli altri, e quando sento dire cazzate che vanno a intaccare la credibilità, la salute mentale, la gioia, la felicità di altre persone, mi dà veramente noia. E persone che lo fanno calpestandole, dicendo cazzate per giunta cazzate, manco fossero cose tutte vere, mi fanno imbestialire. E quindi non volevo parlare, come per sapere anche il vostro punto di vista. Ciao Nini!